Eccolo lì, come sempre potete vedere ho cambiato posto. Io sono Davide La Greca, mi occupo di sessualità atipica, di shibari e di un sacco di cose. Ciao Serena. E faccio partire la diretta come tutti i mercoledì e parleremo oggi però di una cosa diversa dal solito. Perché? Perché lo scopo di oggi è parlare di un concetto un po' buffo, cioè del perché organizzare eventi. Qual è il motivo? Perché lo facciamo? Perché lo fanno? Come si organizza un evento? Quali sono i rischi? Lo scopo qual è? Lo scopo è, in qualche modo, sensibilizzare un pochino il fatto che il nostro ambiente, tutti gli ambienti, l'ambiente dello shibari, l'ambiente del BDSM, l'ambiente della sessualità, vive anche facendo eventi. Funziona facendo eventi, si allarga facendo eventi, ma questo ha un costo. Sia reale per chi partecipa, sia un costo reale per chi li organizza e sia un costo fisico ed emotivo per entrambi. Oggi cerchiamo di parlare un po' di questo. Come sempre, benvenuti. Intanto che state entrando, sapete che vi saluto tutti. È possibile partecipare alla chat, a questa diretta, scrivendo in chat i vostri commenti, le vostre domande. Io rispondo sempre a tutti e leggo quello che scrivete. E per il resto, come potete vedere, nuova location, sono a Brescia e in questi giorni sono stato quasi tutto il tempo qui a Brescia perché appunto abbiamo organizzato un grosso evento, che è un po' il motivo per cui mi è venuta in mente questa diretta. E parliamo da qui. Ciao Carlo, ciao Anni Sub. Allora, signori, non potrò controllare l'orario, quindi cercheremo di stare nei tempi. Io non so mai se queste dirette così estemporanee mi vengono più lunghe o più corte, cercheremo di farla normale come tutti gli altri. Spero mi sentate bene, se non mi sentite bene, me lo dite e troveremo una soluzione. Intanto, benvenuti a tutti. Che cos'è un evento? Un evento è una serata. Eventi ci sono di tantissimi tipi. L'evento è un momento conviviale in cui le persone pagano per fare qualcosa, che possa essere chiacchierare ed è un mance, giocare ed è un pre-party, vedere uno spettacolo ed è uno show. Vi ho fatto tre esempi, ma ce ne sono tantissimi, può essere anche la presentazione di un libro. Un evento è un momento sociale conviviale. Oh, ciao Matteo, ciao Kiki, sono felice che ci sei. E un momento conviviale, qualche volta gratuiti, qualche volta a pagamento, ma comunque sono degli eventi. Di eventi così ne vedete tanti. Cene, mance, aperitivi. Spettacoli, play party, fetish party, tantissime cose. Ciao Anni dice i complimenti per il look che mi rifà in privato, se no ti emoziono, ti ringrazio, più che altro mi imbarazzo. Sì, c'è stato un cambio di look notevole, ma ogni tanto va fatto. Qualcuno ha detto che sono ringiovanito di 15 anni, quindi ce ne avevo 70 circa, e un po' meno di 70. Allora, dicevamo, il concetto qual è? Tutti questi eventi. Come funzionano? Allora, prima cosa, ricordatevi sempre una cosa fondamentale. Dietro un evento c'è un'organizzazione. Spesso e volentieri una singola persona o un gruppo e poi tanto lavoro. E questo è un pochino il centro del discorso che vorrei fare. Quanto lavoro c'è dietro un evento? Tantissimo, nel senso che forse è il caso che si cominci a parlare di quanta fatica c'è dietro un evento. Allora, voi un evento per organizzarlo bisogna fondamentalmente, prima cosa, trovare una location, trovare un posto. Trovare un posto significa dover prendere degli accordi con il proprietario di questo posto. E questo, di base, vi assicuro, non è facile. Perché? Perché a meno che voi non siate che il proprietario e l'organizzatore non sia la stessa persona, si incontrano, si scrociano e si incontrano sempre due necessità, quella del proprietario della location e quella dell'organizzatore dell'evento, quindi le necessità dell'evento e le necessità diciamo dell'organizzatore. E già questo non è facile. Trovare una location significa andare lì e dover chiedere lo spazio, il che significa dover accettare una serie di
richieste da parte del proprietario della location stessa. Quindi, tanto per farvi capire come solo già dall'inizio, come dire, pensare un evento non è facile. Anzi, andiamo un passino ancora indietro. Pensare un evento non è facile. Perché? Perché vi assicuro che anche se voleste semplicemente replicare l'evento di qualcun altro, non è facile. Perché? Perché prendiamo il... Matteo dice molto difficile poi la bella impresa è portarci la gente, arriveremo anche a quello. Allora, prendiamo un evento, diciamo, relativamente facile da organizzare, un munch. Un munch è un aperitivo con lo scopo di poter parlare, non è un pre-party, non è un fetish party, non è un evento scambista, è un momento di chiacchiere. Di solito ci si vede in un posto per parlare, per conoscere altra gente dell'ambiente, per diciamo in qualche maniera avere un dialogo con le persone. È il modo migliore per conoscere altre persone dell'ambiente in un posto protetto. In che senso protetto? Che diciamo, è un locale pubblico, di solito è un locale pubblico e quindi un posto sicuro, è un posto dove puoi parlare, non si gioca, quindi non sei costretto a fare qualche cosa e puoi conoscere persone. Ecco, già questo significa che bisogna, vuol dire, trovare un posto adatto. E questo non è facile. Oh, ciao Leonardo, sei arrivato proprio nel momento giusto. Perché? Perché capita spesso che i locali abbiano delle... Non sia facile. Allora, voi immaginate già questo. Per correttezza bisogna dire al locale di cosa si ha, di cosa si fa. Quindi tu vai in un locale che di solito è un bar o un ristorante o un pub o una qualunque cosa e gli si dice guarda, ascoltami, noi siamo un gruppo di gente che fa BDSM, che fa cose comunque un po' fuori dall'ordinario, ci vogliamo vedere per chiacchierare, non facciamo niente, chiacchieriamo e basta. Beh, non avete idea di quanta gente rimane un attimino... Come dire, comunque non ci conosce, non conosce l'ambiente, però alla fine, ragazzi, si tratta di sedersi a un tavolo, pagare da bere, da mangiare e sedersi. Beh, vi assicuro che già questo è un primo step. Tu comunque trovi il locale carino, un locale che ti dà magari una zona un po' riservata, che ti permette di stare un po' in pace e fare un po' di chiacchiere. Questo significa però, per esempio, già doversi confrontare con anche tutta la gente intorno. Perché citavo Leonard? Perché io e Leonard organizzavamo ai tempi e adesso abbiamo ripreso a organizzare per esempio il Mancio di Pavia. E per esempio ultimamente abbiamo cambiato location perché? Perché la location dove andavamo sempre ha un po' cambiato piano piano nel tempo la modalità con cui ci accoglie. Non è che ci ha trattato male, però, come dire, ha più o meno ha cominciato a cambiare gli accordi presi un po' alla volta e quasi sempre a nostro svantaggio, tanto che a un certo punto abbiamo deciso di cambiare location. Leo si è sbattuto, perché ecco questo è importante capire una cosa, che qualunque evento voi vogliate fare, un evento esiste perché qualcuno si è sbattuto per organizzarlo. Quindi Leo si è sbattuto per trovare un altro posto, prendere altri accordi e cambiare location. La nuova location è anche tra parentesi carina e poi cambiare fa anche bene, però il concetto qual è? Che anche un evento semplice come un munch richiede un primo approccio non facile. Poi comincia il secondo approccio, che è quello che diceva, perché mi pare Matteo, che bisogna portarci la gente. E qui, poi dopo vedremo ancora peggio con gli altri eventi, non è facile. E questa è la cosa che a me mi sconvolge. Allora, ragazzi, un evento esiste per dare alle persone dei posti belli dove fare cose, parlare, giocare, conoscere, vedere spettacoli. Ho detto che già di base solo pensarlo richiede uno sforzo da parte di qualcuno, organizzarlo richiede un secondo sforzo da parte di qualcuno, poi parleremo ancora meglio degli sforzi. Io vorrei che questo video fosse anche un po' cosa dovete fare per se volete decidete di organizzare qualche cosa. Allora, cominciate da questa cosa qui. Quindi, vi dicevo, dietro c'è un lavoro. Poi c'è un altro lavoro. Bisogna cominciare a parlarne e come dire, comunicare questa cosa. E vi sembrerà assurdo,
trovarvi a convincere le persone a venire al vostro evento. In realtà l'evento, per chi lo organizza, a meno che, voglio dire, non sia il proprietario del locale o che sia in grado di monetizzare questo evento in qualche maniera, di solito non ha neanche nessun tornaconto. Nel senso che, oh, poi se parliamo di mance, è quasi impossibile che ci sia un tornaconto, nel senso che nel caso dei mance, spesso persino gli organizzatori pagano le loro consumazioni, cioè vi dico, nel migliore dei casi il locale, soprattutto se ci sono un po' di numeri, può offrire la consumazione agli organizzatori, capita, no, non ci prendiamo in giro. Ci sono degli organizzatori che però lo dicono apertamente che c'è magari una piccola quuota in più che viene data all'organizzazione del mance per le piccole spese, perché faccio un esempio molto chiaro e anche molto onestamente, io adoro il Polichinchi di Bologna lo dice apertamente, il Polichinchi di Bologna tu quando ci vai, il Polichinchi è un mance un po' più mance, è un evento molto carino che fanno a Bologna, per esempio tu lì paghi la tua consumazione, cioè vai proprio alla cassa e dici cosa hai preso e lo paghi. E poi c'è una piccola quota, ora non dico quanto per correttezza, ma una piccolissima quota, onestamente la trovo assolutamente lecita e giusta, che va al gruppo, al collettivo Polichinchi, che per le piccole spese, perché loro fanno i cartellini, fanno i giochi, cioè comunque si muovono in questa maniera, in più il fondo cassa serve per altri progetti. Oh, ciao Ludano, ciao Nevin. E questo per esempio è un altro modo. Di loro lo fanno apertamente ed è una cosa che io apprezzo tantissimo. Però comunque c'è un costo, cioè voi immaginate che chi fa un mance comunque si sposta, prende la macchina, va al mance, passa tanto tempo, adesso vediamo. E la parte di pubblicizzazione e gestione del mance, ragazzi, è un'attività. Io ho preso il mance proprio perché forse è uno dei più semplici da organizzare, però voi immaginate che bisogna fare l'evento, ok, scusate, bisogna contattare il locale, mettere su, decidere una data e poi a questo punto fare la pubblicità, ovvero bisogna comunicare che c'è un mance in quella città, in quel momento, in quel giorno, a quella data. Il che significa fare la grafica di una copertina, metterlo sui social. FetLife, Facebook, Instagram, X, raga, ormai stanno diventando troppi. Telegram, non ce lo scordiamo, anche perché ci sono bellissimi strumenti che permettono la divulgazione, come dire, di poter pubblicizzare il proprio evento. Voglio dire, Kinky Hive, che è un gruppo Telegram fatto solo per divulgare gli eventi, nel senso che su Kinky Hive sono ospitati, chiunque può mettere il suo evento con la sua locandina e un contatto. Cito Kinky Hive perché forse è quello che in questo momento è più aperto a tutti, ma come Kinky Hive ci sono anche altri piccoli settori. Matteo dice: ai tempi dei social mi ricordo quando i social non c'erano, anche io mi ricordo quando i social non c'erano e sì, ci si muoveva solo sul passaparola. Io mi ricordo i primi aperelli aperitivi che si facevano grazie a Legami la notte dei tempi e ancora prima di Legami, prima che arrivasse internet, ci si muoveva solo sul passaparola. Si facevano queste pizzate a Roma. Eravamo 10, 12, 15, 20 persone, siamo arrivati anche a 6-20 persone solo col passaparola. Io chiamavo l'amico, che chiamava l'amico, ci si sentiva per telefono e si organizzava. Raga, questa roba non cambia da mai. Tornando a noi, dicevo, quindi c'è uno sbattimento proprio a livello di advertisement, preparare le locandine. Ma lì non è il minimo del lavoro, lì il lavoro aumenta. Ah, Marette Matte, che mi stai ricordando, e ancora prima Smack. Ma il tema è un sito social di pervertiti degli anni. Raga, metà di voi non era manco. Non so se molti di voi manco erano nati, vi dico solo questo. Perché Marette Matte, stiamo parlando del 97, 6, 97, 98, quegli anni lì. E dicevo, perché poi non è finita. Una volta messo lì il seguito, comincia la parte di lavoro e parlo proprio di lavoro. Perché? Perché la gente ti scrive,
ti chiede informazioni. Ora, poi qui dovremmo, come dire, parlare di una cosa molto buffa. Adesso ti faccio fare anche due risate. Ragazzi, voi non avete idea che tu puoi scrivere su un evento su Facebook, su Instagram, su FetLife, puoi scrivere tutto. Dov'è, a che ora è, come devi fare per venire, come ti devi iscrivere, se c'è un prezzo, quanto costa. Tu puoi scrivere tutte le informazioni del mondo, tutte, in sequenza, in maniera chiara, precisa. O ci sarà sempre gente, e non poca, che ti scrive dicendoti: «Ah, oh, ma che bello, a che ora è? Quanto costa? Ma come ci si iscrive?» Logan ci dice: «Legge quello che vuole», e Serena ci dice: «La gente non leggerà mai, mai, mai». O Nevin mi dice: «Ma dov'è il posto?» Anche se tu le scrivi, perché in alcuni casi capitano alcuni eventi in cui il posto non è chiaro, non è scritto per scelta, lo si dice solo a chi si iscrive. Ma tante volte si mette, per esempio, nei mance, qua, il 90% dei mance è scritto chiaramente. E come dice Carlo, dice: la gente legge poco. Ma guarda, come dice Logan, è ancora peggio, nel senso che al di là di chi legge poco o non ha voglia di leggere, quindi poi ti scrive per chiederti le stesse informazioni che sono sull'evento, certa gente poi invece legge quello che gli pare, nel senso che tu scrivi bianco, nero, bianco e rosso, e loro ti leggono verde e blu. Perché? Perché poi la gente è un po' così: «Oh, ciao Mati, che bello vederti». E quindi c'è gente che scambia un locale per un altro. Tigre Penna mi dice: «Confermo, c'è uno che mi ha scritto tutte le mie affermazioni le ha trasformate in domande». Sì, ma il concetto è questo qui. Quindi capite quanto lavoro c'è dietro, anche solo questa piccola parte di un evento. Quindi un evento richiede anche che ci sia una persona o più persone. Ma di solito, spesso, ragazzi, vi ricordo che dietro un evento c'è una persona, perché è quello che si sta sbattendo per organizzarvi questa cosa. C'è una persona o due o tre che deve rispondere, mentre non i partecipanti, ma i curiosi che ti scrivono per chiedere informazioni sono tantissimi. Quindi immaginate vedete quanto lavoro c'è dietro un evento. E questo è lo scopo di questa diretta, è cercare di far capire un pochino alle persone quanto lavoro c'è dietro l'organizzazione di un evento, e quanto servirebbe un po' più di rispetto per la fatica di qualcuno e l'impegno di qualcun altro. Poi parleremo anche di guadagno, eh? Non dobbiamo nasconderci che c'è anche un mondo commerciale, ma parliamo prima dell'impegno, perché se voi capiste realmente quanto impegno c'è dietro l'organizzazione di un evento, probabilmente comprendereste anche perché c'è dietro anche una parte economica ed è necessaria. E non parliamo ancora dei proprietari locali, eh? Parliamo proprio del suo costo. Ma torniamo al nostro evento. Quindi voi immaginate che poi c'è da prendere iscrizioni, significa prendere una lista, gestire una lista. Oh, buonasera maestro. Sì, scusa, buonasera Ilbers, ci siamo sentiti prima. Oh, ciao Elisabetta. Detto questo, Logan ci dice: «Il pre-evento è la parte più pesante dell'evento stesso, sempre». E io concordo con te. Poi Logan, insieme a Marco Oss, organizzerò diversi eventi in quel di Torino, e loro sanno quanta fatica c'è dietro un evento, perché gestiscono 3-4 eventi, credo, tra corsi, Kinky Kingdom e altre cose, credo anche un mancia, altre cose. E quindi voi immaginate che c'è, ecco, già loro che ne fanno, credo, almeno 5-6 al mese. Poi correggimi per favore, perché io li seguo, ma magari non mi rendo conto. Ragazzi, se anche ne facessero solo 4 al mese, 4 al mese, immaginate la mole di lavoro che si devono sbattere. Oh, in questo momento è entrato Aizad. Ciao Aizad. Aizad è l'organizzatore di 3-4 diversi eventi a Milano, ed ecco, lui ha un'idea molto chiara di quanto sbattimento c'è dietro la parte solo, e siamo soltanto alla parte di, come dire, ideazione di un evento e pubblicizzazione di un evento,
Anche perché, ragazzi, io poi vi ho detto che si fa la locandina e si mette su internet, ma questo, sui social, ma questo vale per gli eventi semplici, i mancia. Ma voi immaginate che ai ZAD, che organizza eventi decisamente più complessi, decisamente più belli, più grossi, no, più belli ho sbagliato, perché i mancia sono bellissimi come sono belli i play party, ma organizza dei play party, il lavoro è ancora maggiorato. Ecco, per esempio, in quel caso lì parliamo della necessità addirittura di avere proprio effettivamente un social manager, perché una sola persona non basta più per un evento di quella portata lì. Quindi, come vedete, anche soltanto trovare, abbiamo solo trovato la location, abbiamo preso gli accordi con la location, che poi vedremo quanto sono complicati. Sì, location dice, a parte quelli settimanali, sono 5 di tipologie diverse al mese. Quindi voi immaginate che se sono 5 al mese più qualche cosa durante la settimana, qualche mole di lavoro a Logan e Marco, e sono in due. Poi non so se hanno dei collaboratori, ma il concetto è esattamente quello. Cominciamo a rispettare chi organizza eventi. Ci tengo, perché mi sono reso conto che ogni tanto ci dimentichiamo che se tutte queste persone, ora io sto citando Logan, come ho citato Marco, come ho citato Izzardo, come ho citato me stesso o Leon, se tutta questa gente che organizza eventi domani decidesse di starsene a casa e di, come dire, rilassarsi, voi non avreste posti dove andare, avreste poche cose da fare. E andiamo avanti. Anche perché vi dico una cosa: gli organizzatori di un certo peso in Italia non sono tantissimi, eh. Io li conosco tutti, nel bene e nel male, con qualcuno collaboro, con qualcuno non collaboro, qualcuno probabilmente gli sto anche su, come dire, gli sto antipatico, ma resta il fatto che li conosco tutti e non sono tantissimi. Quindi giochiamo anche su dei numeri non proprio alti, alti, alti. Ma torniamo a noi. Tu hai fatto lo sbattimento, ti sei messo lì, hai pubblicizzato l'evento, hai cominciato a dare informazioni, il che significa una mole di lavoro enorme. Hai preso le iscrizioni e qui torniamo un passo indietro. Perché? Perché una volta che questo è il lavoro che si fa prima c'è un altro lavoro importante che è l'organizzazione. Perché io ho detto abbiamo preso gli accordi con la location, ma poi significa anche in base a che tipo di. Perché il mancia è facile. Prendi gli accordi, fai le iscrizioni, prendi le prenotazioni, ti presenti il giorno del mancia e fai chiacchiere. Ti preoccupi soltanto che tutti paghino quello che hanno preso, ma questo di solito ci pensa il locale, e che nessuno, come dire, e che sia un ambiente safe, il che significa, anche se anche questo non è un lavoro piccolino, no, non è un lavoro da poco, significa che se qualcuno si comporta male lo prendi, lo butti fuori, che controlli che nessuno sia a disagio, che controlli che nessuno si isoli e sia da solo a non parlare, cioè, e che si annoi. Perché il compito degli organizzatori, oh ciao di Gaza, il compito degli organizzatori, per esempio, di un mancia è anche quello di far integrare il più possibile le persone, presentare. Io ho visto dei manci in cui c'erano dei gruppetti di gente che si conosceva ed erano gli abitué, e i nuovi non venivano assolutamente integrati. Ecco, quello per esempio è un errore che io ho trovato sbagliatissimo. Io, se viene una persona nuova ad un mancia, ed è uno che organizzo io, o uno dove io magari aiuto o collaboro, ma in generale cerco sempre di qualche maniera affrontarlo. E posso dirvi una cosa: è successo anche a me da utente, io sono stato accolto, ok, è vero, io magari sono un personaggio un po' più conosciuto, ma resta il fatto che io, quando sono andato la prima volta al Mancio di Bergamo, sono stato accolto e introdotto alle persone che non mi conoscevano. Poi, vabbè, ripeto, magari io sono un personaggione con tanta storia, anche pesante come storia, però è più facile. Però resta il fatto che, come dice per esempio Nevin, dice che al Drinky Kinky, che è il Mancio che organizza, non so se lo organizza stesso Max o comunque amici suoi, e li buttiamo subito in mezzo agli squali, che significa che i nuovi vengono lanciati nel gruppo e messi in mezzo, ma questa è una cosa buona. Ma voi immaginate che viene fatto anche spesso ai play party, cioè che, ragazzi, se voi andate al Sadie Stick, nonostante sia un pieno di gente, beh, io vi assicuro che, e glielo vedo fare io, quindi non è plagieria, ma io vedo ai ZAD,
prendere i nuovi e presentarli a altre persone. Ragazzi, lui è l'organizzatore, è il maître, è quello che deve stare dietro a tutto, eppure trova il tempo per dare aiuto alla coppia nuova, al singolo nuovo, alla singola nuova, alle persone nuove che entrano dentro il Sunny Stick. E se non lo fa lui, c'è comunque delle persone che aiutano. Serena ci dice qui negli UK, ricordiamoci che Serena vive negli UK per sua sfortuna, 4 mesi di mance e ancora mi lasciano sola, ma io ci vado comunque. L'Italia era un paese oro. Io provo spesso solitudine negli eventi qui. Sì, tanti negli UK non se la stanno passando bene, l'ambiente BDSM della Gran Bretagna non se la sta passando bene perché c'è proprio una pesantissima momento di, come dire, di accusa, di caccia alle streghe del mondo BDSM, perché la nuova legge inglese da qualche anno sta colpendo tutto quello che sembra violenza, e visto che il BDSM da fuori sembra violenza, devono stare molto attenti. E quindi i mance sono diventati, da quello che mi raccontano, anche Serena che mi ha raccontato Serena, ma anche altri amici inglesi, è diventato molto, molto chiuso, nel senso che tendono a parlare solo tra di loro, e ai mance, quindi agli incontri della comunità BDSM, non parlano di BDSM perché è rischioso. Vabbè, poi magari una volta ne facciamo una bella puntata se Serena mi aiuta e vi racconto un po' com'è la scena inglese, ma in questo momento non è bellissima. Dice Carlo, credo che sia doveroso aiutare i nuovi a inserirsi. Io sono perfettamente d'accordo con te. Il concetto è esattamente questo. Però torniamo alla fatica fisica. Quindi non siamo qui. Perché? Perché poi c'è la parte, come dire, pratica. Ora, il mance, ho detto, l'organizzazione pratica finisce un pochino lì, a meno che appunto non abbiate voglia di fare dei giochi di società o che, come dire, non prevediate cose particolari. Il mance poi, una volta che avete gli accordi con il proprietario, si tratta solo di andare lì, fare la serata, parlare con la gente, aiutarla a inserirsi, controllare che nessuno sia a disagio, che nessuno si approfitti della situazione per comportamenti scorretti. Ragazzi, non ci nascondiamo dietro un paravento. Il mondo BDSM si cerca di renderlo più sano possibile, ma non è, come dire, comunque bisogna sempre stare con gli occhi aperti, perché gente che confonde l'ambiente BDSM come un territorio di caccia ce n'è tanta, e quindi bisogna stare attenti. Poi, una volta finito, si saluta e ci si rivede la volta dopo. Quindi immaginate che il mance è più facile. Ma se è invece, per esempio, un play party, c'è un pezzo di organizzazione che è altrettanto complesso, che è la parte logistica. Perché? Perché dovete avere le strutture, dovete, se il locale le ha, per esempio. Il Sunny Stick è al Nautilus a Milano, che è un locale già attrezzato, le due o tre attrezzature in più le ha lo stesso locale a disposizione, quindi è facile la parte tecnica. Il Kinky Kingdom è organizzato in un posto che ha le sue strutture e per esempio è più facile organizzarlo, ma se voi volete organizzare un pre-party in un posto che non ha queste strutture, le dovete portare, per esempio. Quindi dovete pensare a comprarle, a costruirle, a portarle, a montarle e a smontarle. O poi immaginate che anche nonostante, ecco, per esempio, il Nautilus sia attrezzato, ogni volta bisogna montare le cose nuove, le cose BDSM, e poi smontarle. Perché? Perché quello non è un locale che è sempre BDSM. Le Prisoner, che è un club BDSM, ovviamente ha tutto già pronto. Perché? Perché è un locale che è BDSM tutta la settimana. Non ci sono sera tutta la settimana. Le prigioniere è aperto normalmente mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, qualche volta la domenica, raramente lunedì e martedì, ma raramente. Però, per esempio, essendo un locale che è nato come club BDSM, è un privé BDSM, è già ha tutto pronto. Ma se non avete questa fortuna, dovete
preoccuparvi, calcolate che io personalmente a casa mia ho nel mio magazzino quasi 10 strutture da parti, perché mi capita spesso che mi chiedono aiuto per organizzare un evento, oppure perché quando mi capitava di organizzare io portavo le strutture apposta e le ho a casa. Ho 5-6 strutture da sospensione, più un po' di benching spa, di panche da spanking, un paio di gogne. Voi capite che è un po' folle pensare che qualcuno possa avere tutta questa roba a casa. Qui dalle mie parti, Anni, scusate, Anni ci dice, qui dalle mie parti per i nuovi c'è sempre un sorriso e una parola gentile. Io stessa adesso faccio accoglienza perché arriva per la prima volta, memoria di come sono stata accolta 2 anni fa. E io, cuore cuore, nel senso che non sto scherzando, cioè ragazzi, non è un'esagerazione. Io ho cuore, voglio proprio bene a chi fa come Anna, perché? Perché è importante. Anna Submarina, ragazzi, poi il suo nick è stupendo. E Serena dice, quando facciamo le cene da Micia, ecco, Micia è un'altra che organizza ogni tanto delle belle cose, e le cene di Micia erano divertentissime, montavamo le strutture. E lei, Serena, cucinava per tutti 2 giorni di lavoro organizzazione. Ecco, io vorrei che voi capiste quanto lavoro c'è dietro, veramente anche un evento. Micia faceva 40, 30, 40, 50 persone, quindi eventi anche abbastanza interessanti. De Gazza mi dice, tra l'altro sabato tanta roba al Prisoner. Io e la mia compagna siamo sempre un po' sulle nostre, ma avete fatto uno spettacolone. Io ti ringrazio. Ecco, queste sono le cose belle da sentirsi dire. Io sabato ho fatto uno spettacolo al Prisoner, subito dopo, tra esempio, il maestro Kazamiranke, quindi anche con un po' di agitazione, perché esibirsi dopo un maestro giapponese è sempre quindi ci vuole tanto coraggio, lo dico proprio in faccia. Ma quella è stata una bellissima serata. Magari se riesco a spiegarvi quanto è stata bella, fa anche bene capire che orgoglio c'è a organizzare una bella serata, però il concetto qual è? Il concetto è che dietro c'è tanto lavoro. Ecco, per esempio, poi parleremo di questa cosa qui. Ah, è bello che non ci sono neanche video, sappiatelo, quindi chi c'era l'ha visto e chi non c'era non lo vedrà mai più. Questa per me è una cosa quasi bella, perché in questo periodo di sovraesposizione è bello che ci sia qualcosa solo per voi. Detto questo, e Nevin ci dice maledetti perché lui non è potuto venire perché è andato a lavorare per la scuola, quindi ti sei sacrificato. Torniamo a noi, quindi c'è tutto questo lavoro, quindi c'è il lavoro di andare lì, montare, il che significa, ricordatevelo sempre, che dopo, a fine serata, stanchi, felici, contenti, è andata bene, è andata male, comunque è andata. Bisogna smontare e riportarsi tutto a casa. Quindi calcolate che nel 90% dei casi c'è anche il lavoro di caricare la macchina all'andata e caricare la macchina all'uscita, quando si torna a casa. Devo ringraziare Tusechi, che mi ha avvertito che c'era quel mancio nella mia città. Ma oh, si spera. E quindi, come vedete, c'è tanto lavoro. Poi, ragazzi, c'è il lavoro di organizzare tutto quello che c'è intorno. Perché? Perché spesso, per esempio, ai Happy Party ci sono anche spettacoli, come quello che citava De Gazza, che abbiamo fatto sabato, perché poi sabato dopo gli spettacoli c'è stato il Happy Party, che tra parentesi io ho adorato perché c'erano tanti rigger e banni e quindi ho visto tantissime corde bellissime, perché essendo 2 spettacoli di Shibari la gente è venuta a vedere il maestro, poi dopo ha fatto corde. E quindi è diventato un play party molto cordaiolo, molto tante corde che a me piace sempre. E quindi vedete, ma per avere lo spettacolo bisogna organizzarlo, spesso pagarlo, spesso ospitarlo. Ora, per esempio, per avere il maestro giapponese qui in Italia per lo spettacolo che c'è stato sabato e il workshop che c'è stato domenica, lui è arrivato dal Giappone. Sta facendo un tour europeo, lui è arrivato dal Giappone, è stato in Giappone 5 giorni, è stato, scusate, in Italia 10 giorni alla fine, perché è venuto prima, gli ho fatto vedere un po' di roba, abbiamo fatto il lavoro, è stato portato in giro, perché per i giapponesi venire in Italia è una, quindi è vacanza, perché poi loro l'Italia, raga, ma quante volte la possono vedere dal Giappone? Cioè, probabilmente ho visto più volte io il Giappone di metà dei maestri che hanno visto l'Italia. E quindi in questo momento, tra parentesi, sappiate che io sto facendo la diretta dalla casa,
che ho affittato per loro e il maestro sta di là che riposa, perché poi dopo probabilmente torniamo alle prisonere, stavolta però in veste privata, a fare un po' di corde, cioè gli facciamo questa sorpresa. In realtà loro non lo sanno che stasera forse andiamo a trovarli, anche perché un forse, dipende se gli va, non è detto. Però sappiate che c'è questa possibilità. Il concetto qual è? Quindi vedete quanto lavoro c'è dietro. E poi così funziona. Quindi, raga, quindi dovete. Oh, Toscana Manche. Ecco, per esempio, Toscana Manche, raga. Loro in Toscana fanno un sacco di roba. E non avete idea di quanto lavoro c'è dietro. Poi arriviamo anche alla parte brutta, ma ci arriviamo. Detto questo, poi bisogna. Poi a un certo punto, però, bisogna gestirlo. Per esempio, un pre-party richiede quindi il montaggio, il montaggio, lo smontaggio, l'organizzazione, la pulizia. Poi, ragazzi, poi c'è da fare il controllo durante la sera. Perché non si può pensare di fare un play party e non fare il controllo, il monitoring, cioè controllare che la gente non si faccia male, controllare che nessuno abbia comportamenti scorretti, controllare che nessuno stia male. Raga, vedete quanto lavoro c'è? Anche quanto rischio, perché ricordiamoci sempre che noi non facciamo cose, cioè non è una serata di. Cioè, il mancio è una serata di chiacchiere, il peggio che ti può succedere è che ti va attraverso un'oliva scolana. A un play party, il peggio che ti può succedere non lo voglio neanche sapere. Un colpo di frusta sbagliato, una corda sbagliata, una caduta. Cioè, raga, no, non voglio neanche arrivare a roba più brutta, ma gli incidenti accadono. E nessuno è sicuro al 100%. Matteo dici dungeon monitor? Esattamente, raga. Un bel party richiede un dungeon monitor. Ragazzi, spesso i dungeon monitor sono gli stessi organizzatori. Perché? Perché la figura del dungeon monitor in più non è così facile. Perché è un lavoro, perché è una responsabilità. Allora cominciate a vedere quanto lavoro c'è dietro un evento. Cioè, datevi un'idea molto semplice di vedete quanto. Anche soltanto così, parlandone un po', come dire, a braccio, quanto lavoro c'è e quanto pesantezza c'è. Poi c'è il post, perché poi una volta finito l'evento, Carlo dice, ma c'è anche gente agitata e molesta a un party. Certo, perché se è un party aperto, grande, capita che ci venga gente che non ci deve venire, perché non è il loro. Tu lo scopri quando li vedi. Poi vi dico, io faccio spesso tanta formazione ai party. A me capita di prendere una persona a un party e dirgli guarda, ascoltami, non ci si comporta così, le cose, cioè noi ci comportiamo così e così, altrimenti verrai accompagnato alla porta. Perché io preferisco sempre dialogare. Però tanta gente è stata accompagnata rapidamente alla porta perché si meritava di essere accompagnata alla porta. Perché sono stati molesti, perché sono stati fastidiosi, perché hanno bevuto troppo. Matteo lo dice proprio insieme a me, gente che magari beve troppo. E Anni e Carlo si stanno scambiando complimenti tra di loro. Ragazzi, io vi dico, non vi dico andate in privato perché so, ma ragazzi, voi siete stati fortunati perché avete condiviso tanto insieme e questo non ve lo toglierà mai nessuno. E detto questo, c'è tanto lavoro. Aizad dice, fatto divertente, all'ultimo statistiche sono finalmente riuscito a ritagliarmi mezz'ora esatta di gioco libero da Dungeon Monitor e da organizzazione dell'evento per giocare. È stata la prima volta da 6 mesi. Ecco, Aizad, grazie per la condivisione, vi ha appena detto una cosa importantissima. Una persona esperta, una persona in gamba, una persona che vive il BDSM in maniera piena, tanto da averne fatto la sua. Quindi il suo lavoro, beh, in 6 mesi significa 6 sadistick, 6 eventi. Ricordatevi che un sadistick dura dalle 2 alle 8 di sera, se non sbaglio, poi correggetemi se non vorrei dire una stupidaggine, quindi significa 6 ore. 6 per 6, 36. Beh, in 36 ore di lavoro, in cui si è speso per far divertire gli altri, lui si è ritagliato mezz'ora, 30 minuti,
su 36 ore, un centesimo. Se la matematica non mi ha fatto difetto improvvisamente, tutto insieme. Io personalmente ve lo dico, io quando vado agli eventi che non sono i miei e vado a giocare, magari c'ho lo faccio lo spettacolo, lavoro, ma io per esempio riesco a ritagliarmi quasi sempre un'ora e mezza, un'oretta per giocare per cavoli miei. Ma perché ne ho bisogno? Ma ai miei questa cosa non esiste. Al massimo a fine serata mi rubo un po' di tempo. Ma ti dice dalle 15 alle 20 più o meno. Io ti dico che di solito alle 14 già cominciano a essere gente fuori e spesso fanno entrare un po' prima, per cui su 5 ore, raga, 5 per 6 a casa mia fa 30, ecco, allora ancora più semplice, perché 30 ore, se in 30 ore l'organizzatore ha a sua disposizione per se stesso 30 minuti, significa che è riuscita a ritagliarsi un centesimo del suo tempo, del tempo che ha messo a disposizione per gli altri. Poi parliamo di denaro, eh? Non me lo sono dimenticato, arriviamo anche a quello. Quindi capite quanto lavoro c'è. Poi ragazzi, cominciamo la parte fastidiosa. Ai manci non si gioca, poi te ne racconto una che mi ha fatto ribollire il sangue. Allora, no, ai manci non si gioca. E tranne un paio, ma viene detto prima, che sono dei manci in cui poi si passa al play, ma sono viene chiarito prima che c'è questa caratteristica particolare, e poi si raccontami volentieri. Però sì, ai manci non si gioca, perché? Perché mancia, lo scopo dei manci è quello di essere un luogo introduttivo per chi è curioso e vuole conoscere altra gente dell'ambiente. Carlo dice, io spesso entro prima delle 15, gli stessi orari sono anche al Freedomina. Sì, ma infatti. Per quello dico che qualche ora in più, però non è questo il concetto. Capite quanto lavoro c'è? Quindi tutto lavoro prima, tutto lavoro, sì, cura anche il Freedomina, cura anche curava anche il Bondage Party e credo che curasse anche un altro evento che adesso è in pausa. Torniamo a noi. Il concetto è esattamente questo. Tanto lavoro prima, tanto lavoro di comunicazione, tanto lavoro durante, perché ragazzi, durante non hai l'idea di un organizzatore deve dare retta a tutti e non solo, ma deve anche accogliere, parlare, comunicare, far conoscere la gente. Poi deve pulire, vabbè, non lui, magari il locale c'è la pulizia, ma se non è, tante volte bisogna appunto smontare e portare via. Poi ragazzi, voi non avete idea di quanto poi lavoro c'è nell'affrontare. Ecco, cominciamo la parte. No, parliamo di denaro. Questi eventi non sono gratis. Ma non sono gratis per ovvi motivi. La location costa, perché a meno che non siate anche lì. I proprietari, ma anche se siete i proprietari, cioè pensiamo per esempio agli eventi del Prisoner. Il Prisoner è un'associazione culturale vera, reale, nel senso che ha dei soci, lavorano e sono soci veri, nel senso che è una situazione reale. Ma loro il locale lo pagano, pagano l'affitto del locale, pagano le tasse come associazione culturale, quindi magari non pagano intero, ma pagano comunque un pezzettino. La gente che ci lavora, perché il barista è un barista, quello, ragazzi, quello viene pagato perché, santo Dio, non si diverte. Quello che fa le pulizie, quello che bla bla bla. Quindi c'è gente che deve essere pagata, c'è gente che ci lavora, c'è da pagare la luce, la corrente, il riscaldamento, bla bla bla. Quindi ci sono dei costi. E tutto questo è reale, reale. Nel senso che, cioè, io so, non lo voglio dire per privacy, ma io so quanto costa l'affitto di molti locali in cui vengono fatti i party, l'affitto fisico, perché non sono di proprietà, quasi sempre sono affitti. Ragazzi, su Milano un locale di 400 metri quadri, ma secondo voi quanto costa d'affitto? Ma ve lo devo dire io? O vi potete fare un'idea di quanto possa costare un locale? Non me lo posso, io lo so, ma non lo dico per privacy, perché non è giusto, non è mio e non è giusto che io lo possa dire, infatti lo tengo per me. Ma vi prego di pensare quanto possa costare l'affitto di un locale di 400 metri quadri, o 600, non ricordo, ma 400 sono sicuro, forse un po' più grande, a Milano. Comunque a 5 minuti da una metropolitana, dentro
dentro Milano, raggiungibile coi mezzi. Capite che parliamo di roba con almeno tre zeri dopo e dei numeri prima? È inutile che ve lo racconto. Ora, non deve vivere con gli eventi BDSM, ma un locale come Le Prisonnière di 150, no, 200 metri quadri, non so quanto sia, chiederò, che è aperto 4 giorni a settimana. Costa. Ma c'è solo scaldarlo, o scaldare il Nautilus, o scaldare il Certenotti, o scaldare il Bolero, o scaldare. Ragazzi, il Bolero, che è un privé in Emilia dove si fa la Regina Nera, ragazzi, è enorme. Ma c'è solo scaldarlo, quindi ci sono dei costi. Ci sono i costi del personale, ci sono i costi della legge, ragazzi, perché anche le associazioni culturali pagano le tasse, meno dei locali, ma pagano le tasse. Il Bolero è un'associazione culturale, è come il Prisonnière, come il Nautilus, come tutti questi di cui sto citando. Poi ragazzi, se io vi dico che non tutti, ma alcuni organizzatori di eventi a fine serata, se la serata è andata bene, si mettono anche dei soldi in tasca. C'è qualcosa di male? Nevin ci dice che il Bolero è una vecchia discoteca. Sì, lo so, gigante, ma ora è un privé. Che ci sarebbe di male? Beh, posso dirvi una cosa però? Nessun organizzatore di eventi BDSM ci è diventato ricco. E questo ve lo posso dire per esperienza personale. Ti puoi portare a casa qualche soldino, ti puoi portare a casa, ma sono veramente più un rimborso spese. Perché il tempo impiegato, il lavoro fatto, lo sbattimento, cioè, perché ne valga la pena a livello economico, dovresti portare a casa 3.000 euro. Dovrebbe valere un mese di lavoro. Ma vi assicuro che nessuno. Gli unici che ci sono riusciti, ma gruppi grossi, ma se gli organizzatori sono portati a casa 300-400 euro a testa, è tanto. Ve lo dico proprio per esperienza. Sì, per dare l'idea, disco anni 80, quindi periodo d'oro, quando si fece i soldi. Cioè, ragazzi, ma anche il Decadence, che è un fetish party, che è una discoteca con numeri altissimi, tanti bar, ed è un'azienda, cioè è un gruppo che lavora, è un'associazione culturale anche quello, ma è un gruppo che lavora in maniera veramente tipo industria, cioè che lavorano bravi, sono organizzati, hanno ruoli molto precisi, hanno uno staff di animazione che non avete idea, cioè parliamo che il Decadence ha un'animazione che è composta da almeno quasi 30-40 persone, 30-40 persone, solo l'animazione, tra ballerine, performer, gente che si occupa dello shibari, io. E chi si occupa del dungeon, 40 persone. Ma io credo che sia una macchina che fa da lavorare a tanta gente, ma che a chi, al capo, all'organizzazione, e che poi è un'associazione, non porta tutti questi soldi che pensate. Ora, io non voglio fare i conti in tasca e non è giusto, ma ragazzi, se voi parlate e chiedete direttamente a qualunque organizzatore di eventi, se ha voglia, perché non è obbligatorio dirlo, ragazzi, sono cavoli loro, ma tanti ve lo dicono anche molto onestamente. Io ve lo dico, io quando organizzo eventi, tante volte ci ho anche rimesso, perché poi sono i numeri che contano. Tante volte, se non raggiungi i numeri giusti, puoi fare l'evento più bello del mondo, ma vai sotto. Perché un evento fatto bene costa. Un evento fatto bene costa. Matteo, Carlo dice: Matteo, 20 anni fa non avresti mai potuto immaginare che ci sarebbero stati così tanti party al centro-nord. No, anche perché capite qual è il discorso. Matteo dice: già un miracolo se abbiamo questi eventi in Italia. Assolutamente sì. Però il discorso è esattamente questo. Tenete conto che i soldi sono uno strumento necessario. E anche lì, ragazzi, quando l'organizzazione di un evento stabilisce il prezzo dell'evento, spesso ci si è ammazzato per
fa rientrare tutte le spese. Quindi si è fatti i conti di quanto costa il posto, quanto costa le strutture. Oh, raga, tanti, tanti eventi affittano le strutture, quindi c'è anche un costo di affitto e così via. Quindi quando vi dicono il prezzo, raga, se non lo contestate, cioè io lo dico proprio in faccia, se non ve lo potete permettere e nessuno viene a sindacare sulle vostre tasche, non dite troppo, perché se quelli hanno messo quel prezzo, quello è il loro costo. E se anche hanno deciso che una parte se lo mettono in tasca, raga, quello è il loro tempo, è il loro, la loro fatica. Come, raga, come giustamente adesso ci stanno dicendo, Serena ci dice, lei è l'amica, non ci rientravate? No, ma ci credo apertamente che non ci rientravate. Lo facevamo per passione, ecco questo, capite una cosa. Per quanto ci possono essere soldi in mezzo, chi fa questa roba lo fa per passione. Perché ci crede, per passione, perché gli piace avere la gente intorno, perché gli piace creare un posto bello dove la gente si diverte. Io sabato, che ho collaborato all'organizzazione dell'evento di sabato, quando a un certo punto guardavo i 3 bambù, 2 anelli e 2 tappeti a terra pieni di gente che legava, e gente che faceva la fila per aspettare che si liberassero i posti per legare, beh, io sono stato orgoglioso. Io sono stato contento, perché quello significa che abbiamo creato un posto bello dove la gente ha potuto esprimere la sua passione. C'erano 1, 2, 3, 4, 5, 5 persone che legavano, no, più 2 a terra, 7 persone che legavano in quella sala, più altra gente che giocava nelle altre sale. C'era gente che aspettava il turno per poter giocare. Questo significa che abbiamo fatto una cosa bella. Ecco, mo, io non vi dico che ho collaborato e probabilmente ho speso più di quello che mi è entrato. Sì, ho speso più di quello che mi è entrato perché mi sono occupato di portare in giro i giapponesi, perché li ho fatti sentire come a casa, perché voglio che tornino in Italia e che dicano agli altri giapponesi che venire in Italia è figo, perché è bello, perché, raga, ieri ho portato, no, lunedì ho portato Maestro Kazamir anche a Venezia e gli è piaciuto da morire. Ma voi immaginate anche soltanto andare a pranzo a Venezia quanto è costato? Valeva la pena, perché ho mangiato sul Canal Grande col ponte di Rialto a sinistra, cioè mi sono proprio tolto anche la soddisfazione di fare una cosa che quante volte ne capirà nella vita, di mangiare davanti al canale con le gondole che passavano, con i cantanti sulle gondole e il ponte di Rialto a sinistra, e mangiare anche bene, tra parentesi, perché ho pure mangiato bene. Non vi dico quanto ho pagato, però ho mangiato bene. Una volta nella vita si pure fa. Però il concetto è ci vuole la passione. Toscana Mance ci dice di organizzare il mance quando ti va bene, ci guadagni uno sciottino offerto dal locale o da un partecipante. Sì, è esattamente questo il concetto. E io non ci credo che a voi lo fareste per denaro. Lo fate perché? Perché vi crea, perché crea un posto bello per le persone. Perché quando una coppia, una persona nuova, una coppia nuova, una persona nuova si avvicina a questo mondo e trova un posto dove esprimersi, e beh, voi avete fatto un servizio per l'umanità. Ecco, io voglio essere proprio chiaro. Ma tu dici un ringraziamento va al grande Fulvio, assolutamente. Fulvio Brumatti, che ancora organizza l'ultimo lunedì del mese, dopo tanti anni, 25 se non ricordo male, 25 anni. Ultimo lunedì del mese. Fulvio magari è veramente è rimasto a un'epoca antica, anche un po' come idee tante volte. Però resta il fatto che uno che si è sbattuto, e se lui non ci fosse stato, noi adesso non faremo altre cose, perché i primi articoli li ha scritti lui, i primi eventi li ha organizzati lui. È stato la chioccia, è stato il a tanti organizzatori attuali milanesi sono figli di Fulvio, perché lui nel bene e nel male li ha istradati. Matteo, scusami, Carlo ci dice lui e Zada sono i pionieri. Possiamo dire no, no, va detto, perché senza Fulvio, senza Zad, ma nel mio piccolo anche senza di me, questo mondo sarebbe totalmente diverso. E a Carlo dice, però mi permetto di dire una cosa, i soldi ci devono essere di base per organizzare o fare serate eventi, non bisogna vedere le persone come numero. No, 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 assolutamente. Io ho proprio detto questo, le persone non sono un numero.
Ti dico che gli eventi si organizzano anche quando non ci sono le persone, però c'è una cosa importante, la gente non è il numero. A me non, io personalmente non dico che bisogna riempire questi eventi di persone perché più persone c'è, più soldi si fanno, no, no, assolutamente. Però gli eventi funzionano se c'è il numero, un numero, come dire, sufficiente a dare un valore economico a quell'evento. Io sono molto onesto, io organizzavo il Bondage Party, evento detto da tutti bellissimo, molto ben organizzato, con 9 punti di sospensione, con la possibilità di fare corde ovunque, con un workshop dell'evento, con un sacco di cose, ma la risposta non è stata sufficiente perché il locale potesse permetterselo. Perché ragazzi, ti ripeto, non bisogna vedere le persone come numero, ma non bisogna neanche pensare che gli eventi siano spontanei, che nascano per bontà divina. Gli eventi nascono perché c'è gente che si spacca il fondoschiena per organizzarli. Quindi, Calua, massimo rispetto per te, hai ragione, le persone non sono un numero, ma al tempo stesso ricordatevi sempre che quando voi andate a un evento, ovviamente un evento ben organizzato e che vi piace, state anche dando la possibilità a quell'organizzatore di farne un altro, quello dopo, e lo state aiutando a crescere. Perché vi assicuro una cosa, che almeno gli organizzatori di cui vi ho parlato e le persone che conosco io, quando hanno in tasca 100 euro in più, beh, li rimettono dentro l'evento, fidatevi. O anche, se un organizzatore, io sono molto onesto, se un organizzatore fa un evento e da quell'evento ci porta a casa i soldi per, come dire, vivere e magari diventa veramente la sua attività principale, ragazzi, significa che ci dedica il 100% del tempo, perché voi ricordatevi sempre che tantissimi degli organizzatori, vedi Ila, vedi Serena, per fare due persone che hanno parlato, avevano un lavoro quotidiano, avevano lo studio, il lavoro, la casa, cioè il tempo che dedicano a un evento è quello che rubano alla loro vita. Quindi magari se un evento va bene, e ti ripeto, non significa che devi spingere i numeri perché ti servono i soldi, ma se un evento va bene e la gente partecipa e rispetta anche col concetto del denaro il loro lavoro, magari te ne fanno uno in più, te lo fanno meglio, o ci possono dedicare più tempo e più impegno. Calù, a Roma la situazione è un filo complicata da questo punto di vista. Ok, che è un business, però non va sottovalutata la sicurezza. Ah, scusami, Calù. Allora, se tu stai parlando di Roma, mi alzo le mani perché non conosco più la scena romana. Io sono andato via 5 anni fa. E uno dei motivi per cui sono andato via è anche perché il modo in cui stava prendendo la strada che stava prendendo l'ambiente romano non mi piaceva più. E so che ci sono un sacco di problemi, quindi no, perdonami. Io, come hai sentito, parlo di eventi toscani, milanesi, che sono quelli che frequento. A Roma non scendo più da 5 anni, non sono in grado. So delle cose, mi arrivano delle voci. Ma essendo voci non ne tengo conto, perché se le cose non le so per, come dire, presa diretta, onestamente preferisco non parlarne, perché significherebbe continuare ad alimentare una brutta la diffamazione, però so che non va bene, so che ci sono un sacco di problemi, quindi ti capisco perfettamente. E so che Roma ha tanti problemi. E qui, scusami, non ho pensato che tu potessi venire da quella zona lì. Sì, lì ci sono dei problemi e ci sono anche, diciamo, situazioni che non mi piacciono particolarmente. Aizzad, ragazzi, ora io leggo Aizzad, non ho ancora letto cosa ha scritto, ma posso essere sincero, Aizzad è uno che in questo mondo ci ha speso l'anima, letteralmente. Poi vi può stare simpatico, può starvi meno simpatico. Ma ci sono due cose che non si possono dire, che Aizzad non sa quello che dice, cioè che una persona che di BDSM ne sa, e non è uno che si spende poco. Perché? Perché io ci lavoro con lui, e vi dico che è uno che si sbatte, ma si sbatte letteralmente, nel senso che uno che fa, briga, lavora, litiga, discute,
organizza. E lui dice: non so per gli altri, ma per me la motivazione è solo permettere ad altri gangster come me di non trovarsi nella situazione in cui mi sono trovato io, parliamo di Zad, al momento di fare i primi passi. Raga, questo è verissimo. Poi lui fa tantissima roba. Ma vi assicuro che se lui dedicasse il tempo che dedica al BDSM ad altre cose, visto anche la sua capacità di scrivere, di tradurre. Cioè, lui fa delle cose bellissime proprio nella vita. Ragazzi, è uno che è capace di parlare di qualsiasi cosa e di affascinare la gente. Potrebbe fare, veramente, potrebbe parlare di qualunque cosa, eppure ha scelto di fare BDSM. Beh, se l'ha scelto, significa che l'ha fatto perché gli piace, perché sennò poteva fare tutt'altro. Ragazzi, parliamo di un giornalista. Poteva fare il giornalista cioè, in maniera diversa. Carlo dice: la prima impressione artistica fu fantastica per me. Ah. Dice, Aizà dice: all'epoca, quando ha cominciato lui, c'era un party in Olanda 3 volte l'anno, credo che fosse Westland. Oggi voltarmi a vedere centinaia di persone felici e serene fa sentire molto più ricchi di qualsiasi incasso. E questo è un po' il concetto. Dream Shooter dice: Davide, gratitudine per te perché questo fine settimana è stato proprio bello. Grazie per il tuo impegno di cuore. Ecco, questo è il motivo, raga. Queste sono parole molto belle e vi danno l'idea di conta più questo che mettersi in tasca 100 euro a fine serata. Perché, raga, vi assicuro che un organizzatore di eventi BDSM, ma se arriva a mettersi in tasca dopo un evento 300-400, 300 euro è, ma proprio. L'uomo più felice della terra. Ragazzi, io ho una scuola, io vivo, io, voi lo sapete, questo è il mio lavoro, io non lo nascondo. Io ho una scuola da cui ho una partita IVA, io sono una partita IVA, sono un insegnante a partita IVA che organizza corsi di Shibari tenuti da me o dai miei istruttori, faccio lezioni private, faccio sessioni private, scrivo libri, ho dei libri pubblicati che vendono e io prendo i soldi dai libri che vendo. È il mio lavoro. Gli eventi li faccio perché mi piace farli. Perché altrimenti vi assicuro che i pochi soldi, sempre se non ci rimetto, che prendo da un evento, non sono niente. Non valgono nulla e comunque non valgono quanto i ringraziamenti adesso di Dreams Hunter, cacciatrice di sogni. Perché? Perché lei è venuta a un evento, si è divertita, ha visto cose, è stata bene. Questo è quello che conta. Allora, signori, io ho sforato, bene, sono riuscito a sforare perché una volta c'era il countdown. E, beh, sono quasi contento di non aver parlato del lato oscuro dell'organizzazione eventi, ovvero delle faide che ci sono sotto, ma forse è meglio perché, ci sono, ragazzi, è inutile che vi prendo in giro. Ovvio che ci sono perché per tanti motivi, perché sicuramente c'è gente che pensa che facendo la guerra agli altri si possa migliorare la propria situazione, senza pensare che non è vero, che in realtà la situazione migliorerebbe se tutti quanti collaborassimo e ci aiutassimo, ma io vivo ancora nel mondo dei cuori sole, cuore amore e prego sempre che il mondo sia migliore, ma non è così. Meglio, però io spero di avervi fatto capire quanto maledetto lavoro c'è dietro l'organizzazione di un evento. La prossima volta che qualcuno vi dice: ma non so se andare a quell'evento o no, boh, vediamo. Ricordatevi che andare a un evento significa aiutare quell'evento a crescere, quella persona a avere più tempo, ma anche più denaro. Ragazzi, il denaro non è una cosa cattiva, il denaro è cattivo se lo usiamo male. Ma vi assicuro che. Cioè, prendiamo un Munch. Lady Flame, che organizza il Munch di Bergamo, che è bellissimo, ragazzi, non porta a casa nulla. Eppure organizza un Munch da 60 persone e immaginate quanto lavoro c'è dietro. Ha anche dei collaboratori con lei, della gente che l'aiuta, che è fantastica. Però resta il fatto che si smazza come pochi. Signori, spero che questa diretta vi sia piaciuta, quindi servita a farvi un'idea, la ritroverete su YouTube nei prossimi giorni. Vi chiedo di dedicarmi 2 minuti,
mettendo un commento e un mi piace al video adesso che lo pubblico, perché a voi non costa nulla e a me mi rende, mi aiuta a crescere. Quindi appena chiudiamo questo, appena io ora lo chiudo, lo salvo, appena lo vedete sul mio profilo, dedicatemi 2 minuti, mettete un bel mi piace, scrivete un commento carino, anche una critica o una domanda. Ragazzi, diamo perché i social richiedono di essere visualizzati. Poi, se avete veramente voglia di essermi d'aiuto, lo condividete sul vostro profilo così da aiutarmi anche a crescere, perché come al solito sono di nuovo in shadow ban, c'è cioè chi si diverte a segnalare le mie cose e non sempre l'algoritmo aiuta tanto. Quindi, se avete voglia, 2 minuti dedicatemi appena fra poco andrà in online. 2 minuti, mettete un bel mi piace, lo condividete, fate un commento e così cresciamo tutti insieme. Signori, ci vediamo mercoledì prossimo, parleremo di una cosa molto importante, cioè come si vive la chiusura di un rapporto, non è facile, me l'hanno chiesto, come dire, è una diretta che mi è stata proprio chiesta, come si gestisce la rottura, come si gestisce una rottura non è facile, ho visto cose belle, cose molto brutte e quindi parleremo di quello. Io sono in partenza, questo fine settimana sarò in Germania perché ho 2 spettacoli a Obschinmesse, che è una fiera in quel di Karlsruhe, dove accompagnerò il maestro giapponese nel suo tour e andrò a vedere i suoi spettacoli. Qualche vantaggio ho pure io. E poi farò 2 spettacoli. Io lo farò sia con Asako, che è la modella giapponese che ha organizzato questo bellissimo tour, e io sono fortunato di, come dire, poterla. Farci uno spettacolo con lei perché è sempre un'esperienza, e poi con Aritex che verrà con me per esibirsi sul palco. Tutte e due le trovate su Instagram e poi ve le metterò nei commenti successivi. Asako ha il suo profilo che è Slutty Mermaid e Aritex è Aritex Model, ma le taggerò perché so che qualcuno di voi andrà a sbirciare chi sono. Signori, ci vediamo mercoledì. Grazie per avermi seguito e per tutti i vostri commenti. Oh, beautiful.